Allora, immagino che chi mi ha preceduto abbia già in qualche modo reso esaustivo tutto l'argomento, quindi sicuramente mi perdonerete se farò delle ripetizioni su alcune cose. Comunque sia, sapete bene che si parla dell'economia circolare, quindi l'economia circolare è quella condizione che ci permette di quello che per un'azienda diventa, tra virgolette, un rifiuto, qualcosa che non serve più nel ciclo produttivo, può essere valore aggiunto per un'altra azienda. Quindi si cerca di recuperare ciò che un'altra realtà non ritiene più necessario. Questo tipo di ciclo è importantissimo ed è una base anche per quanto riguarda i CAM, i criteri mentali minimi, che sicuramente tutti sapete cosa sono, visto che sono stati resi obbligatori per i superbonus. Tendenzialmente parlare di ambiente, sostenibilità ambientale, è come dire una sorta di must che tutti quanti vorrebbero in qualche modo avere il distintivo da mettere sulla giacchetta. Il problema è che queste cose bisogna dimostrarle, perché oltre a parlarne bisogna anche avere i numeri e avere la capacità di renderli pratici, perché si può dire che la mia azienda, la mia realtà è sostenibile, però bisogna anche dare al tecnico, al fruitore, a colui che fa le certificazioni, le strumentazioni idonee e quindi i numeri reali. Ridurre, riusare e riciclare. Sembra ormai una sorta di trittico che sono anni che diciamo, sono anni che ripetiamo, e fino a qualche anno fa sembrava, era una cosa di d'élite, una cosa legata a qualcosa che insomma non era veramente pratico, non era applicato realmente. Adesso tutto questo trova nelle varie fasi di lavorazione di un'impresa, di un'azienda che produce, lasciate stare in questo caso laterizio, ma in generale un'azienda che produce ha delle varie fasi di lavorazione, cioè mi entro materiale, viene lavorato e poi mi esce il prodotto finito. Quindi in questa input-output dentro io lavoro. Il concetto è che io devo lavorare per varie fasi, devo lavorare garantendo un'ottimizzazione delle fasi di lavoro. Quindi ciò che mi entra in una fase poi esce e diventa input per la seconda fase, io devo ottimizzare tutte le varie fasi di lavorazione. Questa ottimizzazione non solo rende, come dire, più sostenibile a livello anche economico il lavoro, la produzione, i costi dell'industria, ma rende anche sostenibile l'impatto ambientale di questa dell'industria. Detta così sembra molto facile, ma in realtà l'analisi di dichiarazione ambientale di prodotto, l'EPD, oltre a dare una scheda, un elenco di parametri di impatto, obbliga l'azienda, il produttore stesso, a dover valutare ogni singola fase, ottimizzarla e rendendo quindi anche molto più economico il ciclo produttivo. Tutto questo ha degli impatti ambientali perché oltretutto riesce a riconoscere quei valori che se non avesse fatto la dichiarazione ambientale di prodotto non sarebbe in grado di riconoscere e di sapere. Quindi il processo produttivo alla base della verifica EPD ha anche un valore economico importante per la stessa azienda. Questi dati però chiaramente li controlla l'azienda, ma ci deve essere un ente terzo che li verifica. Cioè io posso essere sostenibile, aver fatto tutte le mie analisi, ma se non ho un ente terzo che mi controlla e mi certifica i dati che vi sto dichiarando come azienda, è una dichiarazione che ha, come dire, trova il tempo che trova. Quindi quando qualcuno vi dichiara un valore, ci deve sempre essere un ente che di fatto controlla periodicamente questi dati. Ora, voi vedete tutta una serie di certificazioni che vanno al di là di quello che è l'ambiente, quindi la marcatura CE, la gestione ISO 9001, 14001, i CAM, l'EPD, sono tutte quante certificazioni chiaramente che danno una visione dell'impresa, dell'azienda, dell'industria, di quali controlli fa lei stessa e di quali controlli l'ente incaricato verifica. Non basta la norma, dalla norma si passa alla documentazione, alla certificazione, all'attestato, alla fotografia, alla carta d'identità
che riporta tutti i dati, in questo caso fisico-meccanici e dimensionali del prodotto. Gli attestati che mostrano quelli che sono la gestione dell'impresa, dell'azienda all'interno del suo processo produttivo. I CAM, i criteri ambientali minimi, che sapete benissimo non sono altro che la quantità di riciclato che un'industria inserisce all'interno della matrice del suo prodotto. Fino a qualche tempo fa era quasi d'obbligo per gli edifici pubblici, soprattutto quelli scolastici, garantire prodotti che fossero ecosostenibili, completamente privi di ogni materiale di riciclo. La Regione Veneto dava uno sgravio anche a livello economico se si fornivano materiali privi di fanghi di cartiera, materiale riciclato. Adesso il mondo è cambiato, quel tipo di dichiarazione lì si è persa e si è entrati in un concetto totalmente diverso. Tutto quello che, attenzione, parliamo di riciclati, non parliamo di rifiuti, quindi parliamo di materiale che entra nel ciclo produttivo, perché non devono diventare rifiuti, ma vengono valutati, considerati e inseriti nel ciclo produttivo. Sono un obbligo per gli appalti pubblici, sono un obbligo per il super bonus e ormai diventano quasi un obbligo di mercato anche per i grandi lavori. E sempre di più diventano anche un obbligo richiesto dai capitolati per i lavori privati. Vi passo questa cosa. L'ultima, ed è quella, la dichiarazione ambientale di prodotto, che è una certificazione non cogente, non obbligatoria, non è ancora obbligatoria, ma sempre di più verrà richiesta. È probabile che nei capitolati del PNRR l'EPD potrà essere richiesta, potrà, perché bisognerà capire adesso il nuovo ministro, il ministero, che come cosa cambierà, il nuovo ministro che arriverà, se farà delle modifiche o se farà delle integrazioni, ma di fatto in questo momento il PNRR ha nella sostenibilità il punto principale. Quindi i cantieri che vedremo fra un anno e mezzo potranno richiedere questa certificazione. Potranno, chiaramente, non c'è ancora la certezza. Il processo di produzione viene analizzato, viene verificato. Da questo processo escono degli indicatori che mostrano il prodotto che viene posto sul mercato, qual è la sua, come dire, la sua impronta sull'ambiente, dalla culla al cancello. Quello che entra nello stabilimento e quello che poi esce dallo stabilimento. Poi c'è la versione dal cancello fino alla tomba, il classico dalla culla alla tomba. Quindi il nostro prodotto, che ciclo di vita, cosa consuma per essere prodotto e quanto dura la sua vita. Perché, attenzione, perché un prodotto energivoro, che quindi ha una bassa impronta sull'ambiente, ma che mi dura 10 anni e io dopo 10 anni devo andarlo a ricreare, questo dopo 10 anni mi fa un'altra impronta ambientale. Mentre prodotti che hanno una elevata durabilità, hanno magari, sono più energivori il momento della produzione, mi durano magari 100 anni e quell'impronta viene spalmata in 100 anni. Chiaramente questo è l'esempio del laterizio, che è più energivoro a livello, diciamo, di produzione, ma ha una durata che è nei database europei di un secolo, 100 anni, quindi io dopo 100 anni andrò a rifarlo. Banalmente un materiale più leggero ha tempi di durata limitati, quindi ha bisogno di avere una ripetizione negli anni maggiore. Quindi attenzione, diciamo, alla salutezza di un dato, alla sua relatività. Questi dati voi li trovate anche nelle schede tecniche, in calce alla scheda tecnica, e sono i 7 parametri di riferimento che il prodotto vi garantisce. Quindi sono dati reali, certificati, non dati che vengono da un database generico. E siccome nell'atterizio in effetti non ci sono molte PD, questa è, come dire, una sorta di piccola chimera raggiunta. Li trovate nello specifico nel sito di Stabila, nella sezione certificazioni, dove sono raggruppate tutte le dichiarazioni della marcatura dell'ISO e dei CAM e delle PD, e potete liberamente scaricarli e utilizzarli per consegnarli agli enti appaltanti, che sono poi quelli che devono verificare per, come dire, dare il via libera
al cantiere, perché oggigiorno, ancora prima di iniziare i lavori, l'ente appaltante chiede ancora prima delle offerte se l'impresa che offre materiale ha già le certificazioni richieste, quindi CAM o DPD. Se mi sono ripetuto, scusatemi, grazie per l'attenzione.